ma che bello! Non riesco a distogliere lo sguardo. Oh oh, abbiamo finito i popcorn? Non preoccuparti, cara, ci penso io. Aspetta un attimo. Metterò i chicchi di mais nella padella e li scalderò. Spero ti piacciano, croccanti e bruciacchiati. Beh, credo che dovrà andare nella spazzatura. Proviamo di nuovo. Penso che funzionerà così. Non ci vorrà molto ancora. Sono preparata. Poteva essere un casino. Ma ora abbiamo i popcorn, vedi? Sì, ottimo lavoro. Ecco cosa ci serve. Verserò i chicchi nella macchina per i popcorn, proprio così. E ora metterò il coperchio. Accendiamola. Sta succedendo qualcosa. Wow, sta facendo i popcorn. Guarda quanti deliziosi popcorn. È stato facile, vero? Oh, che bel sonno. Ma è meglio che mi prepari. Inizierò lavandomi i denti. Oh, la nonna ha usato di nuovo tutto il dentifricio. Per fortuna ce n'è ancora qui dentro. E ora aspetterò. Mi nasconderò e la coglierò sul fatto. La vasca è il posto perfetto. Ma devo fare silenzio. Penso di sentirla. Oh, ho l'alito pesante. Cosa avrò mai mangiato? Eccola. Farei meglio a lavare i denti. È così lenta. Fammi fare qualcosa mentre aspetto. Ci siamo quasi. Ancora qualche metro. Oh. Ecco, finalmente. E ora puliamoli bene. Ah, oh. Dov'è il dentifricio? Ah, devo solo spremere un pochino, ancora un po'. Ahem. Beccata, voglio dire. Sì, mia cara? Qualcosa non va? Consegni il dentifricio. Dovresti usare questo dispenser, sai? Il dentifricio va in cima. Poi lo attaccherò al muro. Quando spingi la leva, esce la quantità giusta di dentifricio, vedi? Che piccolo ma utile gadget! Crema al cioccolato! Buongiorno, dormito bene? Ti prego, dimmi che è cioccolato e non qualcos'altro. Com'è saporito! Me ne serve altro! Ecco! Disgustoso, chi ti ha insegnato le buone maniere? Ah, io. Adesso devo sistemare tutto. C'è qualcos'altro in questo barattolo? Una banana! Almeno sta mangiando frutta. Vediamo che cos'altro c'è. Una bibita? Ma com'è possibile? Ok, giovanotto, dobbiamo pulire questo disastro. Via gli occhiali. Mamma, ma mi sono lavato la scorsa settimana! Niente scuse, devi lavarti. Mammina, voglio una soda, non l'acqua! L'acqua non sa di niente! Smettila di lamentarti. Quel distributore di sapone mi ha dato un'idea. Lascia che ti asciughi, tesoro. È ora di mangiare! Fermati! O farai un altro disastro. Prova questo. Cioccolato a spruzzo! Oh! Ecco qui, cioccolato senza sporcare. Lo spalmeremo facilmente. Dammi, dammi, dammi! Ancora! Come piace a me! Mangia, tesoro. Manca un solo giorno al teatro. Che bello, non vedo l'ora. Ho tanto sonno. Mi sento malissimo. Ecciu! Mi fa male tutto. Ciao, bella addormentata. Oh, non mi sento bene. Oh, fammi vedere, hai la febbre? Metti questo in bocca. Questo sciroppo per la tosse ti aiuterà. Su, spalanca per bene. Che schifo. Hai bisogno di riposare. Ma il teatro! Non posso non andarci, lo aspetto da così tanto. Mi spiace, tesoro, sei malata. Oh, aspetta un attimo. Forse so come tirarti su il morale.
prendi una scatola di cereali e ritaglia un quadrato. Ruota la scatola orizzontalmente e attaccaci una striscia di nastro adesivo. Ripeti l'operazione con il nastro adesivo di colore diverso. Alterna i colori fino a coprire tutta la scatola. Usa le forbici per tagliare la carta che si trova sul buco. Dopodiché prendi due fogli di carta velina e piegali così. Attacca la carta velina all'interno della scatola. Fai due fessure nella parte superiore. Inserisci dei bastoncini e infine disegna i personaggi su della carta incollandoli sul bastoncino. Sei pronta per lo spettacolo? Wow! È fantastico! Pensavo di far venire il teatro da te. Che cosa ne pensi della performance? Bis! Oh, che schifo! Spero che non sia contagioso. Possiamo ammalarci insieme. Certo. È così divertente, papà! Guarda, hai visto che cosa ha fatto? Che scemo! Tesoro, dà del gelato al tuo vecchio, lo stai finendo! Va bene, ma solo un cucchiaio! Grazie! Torno subito, papà! Ehi, non è affatto male! Ok, torniamo al film! Forse... Ma no, le ho detto che non ne avrei preso! Ma un altro morso non farà male! Questo film è così bello! Un solo cucchiaio e poi basta, promesso! Che bella serata! Ah? Oh no! È già finito e adesso che faccio? Dirò che l'ha mangiato il cane! Ma non abbiamo un cane! Pensavo che anche Fluffy potesse guardare il film! Grazie per avermi tenuto da parte... Oh no! L'hai mangiato! Oh beh, tesoro, ma il gelato era così gustoso! Adesso basta, io me ne vado! Addio! Per sempre! Tesoro, che dirò a tua madre? No! Devo sostituire il gelato alla svelta. Succo di carota. Sono un genio. Versa un po' di succo in un bicchiere così. Metti della stagnola sopra e premi per bene sulla stagnola. Poi infilaci un bastoncino di legno. Mettilo nel congelatore e aspetta che si raffreddi. Appena in tempo! Ciao, papà! Oh, ghiaccioli! Li ho fatti per te! Per me? È buonissimo! Grazie! Sono felice che ti piaccia, tesoro mio! C'è mancato davvero poco! Oh, non so cos'altro fare! Assaggia, tesoro! No, non voglio! Che schifo! So cosa fare! Ti darò questo giocattolo! No. Bene, che ne pensi di... tutti questi Pop-It? Ne ho già uno, vedi? Puoi tenerteli quelli là. Ci ho provato. Che ne dici di questa valigia piena di soldi? Pensa a tutte le caramelle che puoi comprare. Così tanti soldi! No, non puoi comprarmi. Sei una tipa tosta, eh? Non li voglio. Wow! La mia bella cucina! Quello sì che è stato divertente! Gioco con la mia sirena! Sirena? Mi è venuta un'idea! Per rendere divertente l'ora dei pasti, ti serve un cucchiaio e un po' di argilla da modellare. Appiattiscila e quindi avvolgila attorno al manico del cucchiaio così. Poi piegala. Modella il foglio dell'argilla a forma di coda di pesce. Proprio così! Usa questo strumento per aggiungere alcuni dettagli alla coda e incidi l'argilla con lo strumento. Sta venendo bene! Aggiungiamo le squame di pesce, cominciando dall'alto, fin verso il manico. Non pressare troppo, basta far scorrere lo strumento sopra l'argilla. Una volta fatto, metti il cucchiaio in una teglia e cuoci nel forno. L'argilla si cuocerà e si indurirà. Sforna e lascia raffreddare. Infine dipingi d'argento l'argilla. Spero che funzioni! Wow, un cucchiaio sirena! È così magico! Brava ragazza! Ciao tesoro! Papà! Ciao tesoro! Ecco la tua colazione! Oh, questi non me li mangio! Non di nuovo, tale padre, tale figlia! No, non esiste! Che giornata, eh? Andiamo dalla mamma.
Ciao, ti sei divertita a scuola? Le scarpe sono al piede sbagliato. Ciao, mamma! Ciao, tesoro! La scuola era noiosa! Anche il lavoro? Che cosa c'è per cena? Beh, tu puoi toglierti le scarpe e andare a giocare. Sì, vado a disegnare! Devo risolvere questo problema. So io cosa fare. Togli le solette delle scarpe. Stampa un personaggio dei cartoni su un foglio circolare e taglialo a metà. Applica della colla sull'altro lato del foglio. Poi attacca il lato sinistro del foglio alla soletta sinistra. Fai lo stesso con la soletta destra. Metti le solette nelle scarpe e adesso puoi distinguere la sinistra dalla destra. Perché non vai fuori a giocare, tesoro? Sì! Mamma, c'è un coniglio nella mia scarpa, ma è strano! Adesso va meglio! È stato facile! Ce l'hai fatta, tesoro, brava! Qualcosa non va. Aspetta, posso farcela? Le mie scarpe mi stanno guardando. Forse... Oh, ho capito, sì! Fatto! Se metto questa qui è facile! Ci è mancato poco, ma adesso ho capito! Molto meglio! Ecco qui! A dopo, mamma! Sono fortunata ad averli con me. Sono un po' lenti, ma adorabili. Ne prendo uno. Ottima scelta. Ecco a te. Per te, Betty. Andiamo, tesoro. Andiamo, buono! Aspetta, tesoro, devo rispondere. Pronto? Oh, ehi, è così bello sentirti. Mammina? Sul serio, non ti credo. Ok, Betty. Il mio lecca-lecca! Devo raccoglierlo. Sembra sporco. Dov'è finito il mio palloncino? No, torna indietro! Mi dispiace, palloncino! Perché le cose brutte accadono alle persone buone? Betty, che c'è che non va? Oh, ti richiamo! Va bene, tesoro, la mamma sistemerà tutto. È un'emergenza, nessun problema. Avrei dovuto finire gli studi, accidenti. Non deve succedere di nuovo, ok? Avvolgerò il nastro attorno al lecca-lecca. Dovrebbe funzionare così. Ecco a te, Betty. Grazie, mamma! Aspetta, il mio palloncino non sta volando via. Oh, che bello, tesoro. Sono così felice. Mammina! Ci penso io. Oh, non me l'aspettavo. Vroom, vroom! Vroom, vroom! Vediamo, ho preso abbastanza giocattoli? Oh, non posso dimenticarmi del suo cappello. E anche il mio libro. E le salviettine nel caso si sporcasse. È già pieno! Forza, entra qui, so che puoi! E adesso cosa? Ma con cosa sta giocando laggiù? Ah ah! Ehi, mammina! Quello era mio! Fammi togliere questo dal suo contenitore. Adesso che è vuoto, posso riempirlo con delle salviette. È piccolo, ma le salviettine possono diventare minuscole. Dovrebbe bastare. E occupa molto meno spazio. Ehi, mamma! Guarda che posso fare! Ho una faccia da patatina! Sì, molto carino. Ottimo lavoro. Aspetta un solo secondo, però. Fammi prendere le salviettine. Questa è una delle cose più intelligenti che faccio da un po'. Ecco qui. La mamma vuole pulirti un po' la faccia. Bello e pulito, proprio come piace a me. Ah, che bel pomeriggio. Oh, cielo! Tesoro, guarda, delle anatre! Mamma, mi hai fatto fare un casino! Oh, accidenti. Beh, non preoccuparti, posso aggiustarlo. Vedi, ho ancora le salviettine. Ecco qui. Tutto pulito, la tua maglietta è di nuovo bella e pulita. Perché non mangi questa mela invece di quella robaccia? Vroom, bip, attenzione, sto arrivando! Rar, il camion Dino ti ha preso! Rar! Tesoro, che stai facendo? Tesoro? Tesoro? La mamma ti ha fatto una domanda! Oh, accidenti, le tue mani sono sporche! Per fortuna ho di nuovo queste salviettine! Lascia che ti pulisca le mani. Dovrò strofinare a lungo. Eccoci, adesso hai di nuovo le mani pulite. Sì, grazie mamma, sei la migliore! È ora di andare a dormire, tesoro. Ecco il tuo orsacchiotto. Grazie, papà. Sogni d'oro, Ava. Ci vediamo domattina.
Aspetta, è così buio. Non mi piace. Papà! Ottimo! Ora il mio chakra non è più allineato. Arrivo, tesoro! Che cosa c'è? Devi vedertela con me! Intendevo, è tutto ok? Era buio! E poi la tempesta! Va bene, non preoccuparti. Va tutto bene. Sono qui. Che ne pensi di una storia? Chiudi gli occhi. C'era una volta... E buonanotte. Non andare! E sono ancora qui. Piano, piano... Papà! Ora va meglio. Oh, ma dai! Oh? Ehi! Penso di avere un'idea. Questo guanto di gomma mi tornerà utile. Ah, hai capito come? Metterò il guanto in questo bicchiere, piegherò il guanto intorno al bordo, ho riempito un altro bicchiere di riso e adesso riempio il guanto con il riso. Ora toglierò il guanto dal bicchiere e farò un nodo. Penso che funzionerà. Lo metterò sul braccio di Ava. Sì, posso andare via. Il mio dito! Non lamentarti! Ecco qui, ti ho preparato uno spuntino buono e salutare. No, non lo voglio, che schifo! Voglio un hamburger! Oh mio Dio, beh, non puoi averlo! Dovrai mangiare la tua Macedonia! Ecco, assaggia, so che ti piacerà! Ho detto no, voglio un hamburger! Lo vedremo questo! Ecco che arriva la mela! Apri bene, dai un boccone, su! Forza, tesoro, tu ami le mele, sono le tue preferite! Va bene, che ne pensi di questa deliziosa barretta di cioccolato? Ecco che arriva! Adoro il cioccolato, sì, la voglio! Sempre più vicina? No, ho detto niente mele! Ah, proviamo questo! Guarda che cosa ho, Annie! Il signor Barrington è venuto a trovarti! Ecco qui, dagli un grande abbraccio! Thank you! Perfetto, si è distratta, ci infilerò queste di nascosto. Ah? No, non le voglio, niente mele. Oh, sta davvero mettendo alla prova la mia pazienza. Deve esserci qualcosa che posso fare. Ha detto che vuole un hamburger, eh? Ho capito, questa volta sarò più furba io di lei. È ora di cominciare a fare un hamburger di frutta. La mela sarà il pane, il kiwi sarà la lattuga. Una fetta di pesca come carne e le fragole e banane saranno i condimenti. Posso anche fare delle patatine fritte di mela. Tesoro, ti ho portato un hamburger come volevi. Un intero hamburger solo per me, anche le patatine fritte. Sono il mio cibo preferito in assoluto. Sì, ora dell'hamburger è delizioso. Il miglior hamburger di sempre. Che brava ragazza. Sei così bella, bambola mia. Ecco le tue caramelle, tesoro. Tu non devi andare in bagno prima di uscire? No! Andiamo! Ok, ok, allacciati la cintura! Accidenti, com'è divertente! Woohoo! Ah, che bella la natura! Non andare troppo lontano, tesoro! Oh, com'è bella, la voglio! Fatto! Ah, ma che buon odore! Oh oh, devo fare pipì! Papà, papà, abbiamo un'emergenza! Oh, io lo sapevo! Ok, vieni con me! Sbrigati! Ah, ci deve essere un cespuglio o qualcosa di simile qui intorno! Ah, questo andrà bene! Puoi anche apprezzare la natura mentre vai in bagno! Non esiste! Ok, fammi pensare! Ci sono! Seguimi! Dov'è? Papà! Ecco qui! Stai scherzando, vero? No! Oh, pensa, è una cosa seria! Oh, questo potrebbe tornarmi utile! Ci sono! Aspetta! Metterò questo secchio nel bagagliaio e questo coperchio fungerà da sedile del water! Il tuo trono ti aspetta! Giusto in tempo! Metterò su questa coperta per darti un po' di privacy. Sto solo facendo il mio lavoro di papà. Oh oh! Ehi, sbrigati!
La 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 la. Oh, Abba! Vediamo qui, dove le metterò? Oh mio Dio! Guarda tutti questi coltelli, non posso averli qui. E se il mio angioletto aprisse il cassetto? Potrebbe ferirsi. Oh no no no, non può succedere. Devo metterli dove lei non può trovarli. Oh, è molto meglio. Adesso lei sarà al sicuro. Fammi raccogliere alcuni dei suoi giocattoli. Aspetta un attimo. L'angolo di questo tavolo è così spigoloso. Ha quasi peggio di quei coltelli. Potrebbe sbatterci contro. Le sue preziose ginocchia. Non voglio che questo tavolo la faccia piangere. Accidenti, no no no, non esiste. Non avrò una macchina della morte in casa mia. Ecco, i cuscini sono belli e fissati sugli angoli. Non sono più spigolosi e lei sarà al sicuro. Devo chiudere a chiave la porta. Aspetta, le prese! Le prese in casa, no! Che starà facendo? Si farà male! Oh, no, 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 la mia bambina! Fermati! Non infilare niente nelle prese! E guardati, sei un gran casino! Lascia che ti pulisca! Ah, come farò con te? Ehi, aspetta un attimo, il coperchio di queste salviette potrebbe essere la soluzione! So io cosa fare, ho solo bisogno di fare alcune modifiche. Eccoci, devo solo togliere il coperchio e attaccarlo sopra la presa. Adesso ho una copertura per la parete. Questo dovrebbe tenere le sue dita lontane dalla presa. Va bene, fai la brava mentre mamma è via. Aspetta un attimo. Il ferro! Non potrò mai uscire di casa. Sorridi, tesoro. Fammi aggiustare i capelli, vai. Facciamone una insieme. Verrà bene. Ne sono sicura. Diamo un'occhiata. Oh, è adorabile. Lo so. Mamma? Sarà fantastico. Sei tornata. Che giornata. Ma ho le foto! Mamma, non dovevi! Possiamo usare questa mini stampante! Userò l'app sul mio telefono per selezionare il filtro, quindi premerò stampa. Wow! Guarda! Sei tu! Non è sorprendente quello che può fare la tecnologia? Voglio provare! Ce l'ho fatta! Sono troppo belle! Aspetta che le mie amiche le vedano! No, siamo così belle! Mi piace lavare la macchina. Ma come fa caldo! Ciao! È ora di mostrare gli addominali! Ne avresti dovuto vedere! Guarda! Nessuno può resistere alla mia bella chioma! Ehi, signore? Sta facendo lo scemo, giusto? Eh sì! Stanno ridendo con me, non è vero? Oh no! Oh, che figura! Vabbè, torniamo al lavoro. Deve essere bella e pulita. Ora è immacolata. Ottimo lavoro, sì. Sono abbastanza soddisfatto. Sì. Sono pronta per la scuola, papi. Salta dentro, tesoro. Sì! Andiamo, papà! Mettiamo prima un po' di musica. Amo questa canzone! La 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 la! Oh no! Cosa fai? Oh, scusa! Ho appena pulito la macchina! Ma posso ballare un pochino? Woohoo! Che cosa ti ho appena detto? Va bene, respira e basta. Ricorda le lezioni di yoga. Aspetta, ho un'idea! Questa maglietta risolverà tutto. La metterò sopra il poggiatesta. E poi la tirerò sopra al sedile. Ora puoi ballare, tesoro. Grazie, papà. La 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 la, diamoci dentro. Oh sì, andiamo. Riesco a sentirne l'odore, siamo vicini. Guarda un po', e sono tutte per noi. Sembrano buonissime. Non così in fretta.
Niente caramelle, solo cose salutari, voi. Che noia. Niente caramelle, ok? Questo è ciò che pensa lei. Che c'è? Guarda. Qui sotto. Perché mi ci impegno? Guarda che cos'ho. Oh, figo! Io ho la crema spalmabile al cioccolato. Bene, ma che mi dici della mamma? Non deve vedere lei. Ci penso io. Ehi, tesoro! Accidenti! Balliamo. Wow, papà è così ingegnoso! Comunque sia, adesso è la mia occasione. Prendo una banana e la metto qui. Pronto? Inserirò il tubo nell'altra estremità e lo girerò. Questo rimuoverà la polpa della banana. In questo modo. La vuoi? Beh, ci ho provato. Una cannuccia alla banana, deliziosa! Adesso riempiamo la banana. Metteremo la crema al cioccolato in questo scomparto. E adesso spingo verso il basso la maniglia e poi toglierò la banana, che sarà piena di cioccolato. Tutto quello che devo fare è sbucciarla. Sembra così buona. Non posso mai resistere alle tue abilità da ballerino. Mi sento di nuovo come un adolescente. Brava ragazza che mangia la banana. Ha funzionato? Guarda un po'. Oh, grazie tesoro! Tutte quelle mosse di danza sono state ripagate.